tagliatelle al cacao con crema di brie circa. Mescoliamo la farina col cacao e poi aggiungiamo le uova. Teniamoci indietro con la farina, ne aggiungiamo se serve, se no l'impasto diventa troppo duro. Cominciamo a impastare, ovviamente il cacao amaro, non il Nesquik. E io il cacao lo prendo su Prodi, salice pizza 10 per pagare di meno. Dopo 10 minuti dividiamo l'impasto in due parti. Se si vuole si può fare anche riposare per mezz'ora, male non gli fa. Macchina della pasta che magicamente trasformerà tutto così. Per il condimento ho deciso una crema di formaggio, ma volevo il formaggio brie, quindi non verrà una crema liscia, ma sti cazzi. Del brie si mangia anche la buccia, mi raccomando. Mettiamo tutto in padella con un goccetto di latte e un pezzettone di burro che insaporisce, ingrassa, sta bene su tutto. Fiamma bassa, facciamo sciogliere. Sta prendendo forma, piano piano. Non facciamo bollire tutto, sennò si caglia. Se occorre si aggiunge un altro goccetto di latte, se diventa troppo denso. E appena è quasi tutto sciolto, ma non del tutto, spegniamo e aspettiamo la pasta. Le tagliatelle hanno bisogno di circa 30 secondi di cottura, a meno che non mangiate colla al posto della pasta, ognuno ha i suoi gusti. Riportiamo a bollore. Sì, quella è la cappa, ma non è lì che dovete guardare, ma qui. Passiamo tutto di qua. Se occorre aggiungiamo ancora un pochino di latte, non consiglio l'acqua di cottura perché è marrone. L'avevo detto che non sarebbe venuta liscia perché quelle sono le buccette, ma se togliete le buccette del brie siete dei criminali. E pronti? Un po' di pepe ci sta. Tipicamente estivo.